Grazie a Piero che ci offre la possibilità di partecipare a quello che è anche un percorso intellettuale suo di ricerca, che sta nella pratica ma sta anche nella teoria, e di costruire sostanzialmente una relazione dialettica con le nostre reciproche esperienze. Io a questo secondo libro non ho contribuito e quindi oggi, pur tenendo il tempo tiranno, dirò alcune cose, diciamo, sui vari punti, per focalizzando solo alcuni elementi. Dico subito che personalmente sono molto d'accordo con la gran parte della riflessione di Piero, e poi dirò invece su quello su cui sono meno d'accordo, e quindi provo ad aggiungere delle cose laddove sono d'accordo e poi a sottolineare quello che non mi convince del tutto. E parto dalla questione del bambino dell'acqua sporca, su cui io tra l'altro sono un figlio del 77, quindi diciamo anche la parte 68 l'ho conosciuta non direttamente. Io da sempre considero Marx uno dei migliori analisti della società capitalistica, ovviamente senza fermarsi a quella lettura, perché poi la società è cambiata, e quindi però il punto di partenza del Marx che analizza la società capitalistica per me rimane completamente attuale. Devo dire, da moltissimi anni, se non da sempre, considero assolutamente poco utile il cosiddetto Marx politico. Io penso che la dittatura del proletariato, per usare un francesismo, sia una cagata pazzesca, e lo dico perché se fosse gestita dal proletariato non si chiamerebbe dittatura, e quindi se si chiama dittatura del proletariato non può che diventare dittatura sul proletariato, come poi il socialismo reale ci ha abbondantemente dimostrato. Condivido molto tutta l'attenzione sul processo di mercificazione globale, che a mio avviso è esattamente il tema che consente mobilitazioni plurime, cioè l'idea che non esista una contraddizione unica o una contraddizione primaria, secondo me più che dall'analisi ci viene dalla realtà. Il modello, il capitalismo nella sua epoca finanziarizzata, non si ferma più solo alla finanziarizzazione dell'economia, ma avanza sulla finanziarizzazione della società, della vita delle persone e della natura, e quindi il tema della mercificazione coinvolge esattamente l'esistenza di tutti. E io credo che quello sia l'asse su cui anche in questi anni i movimenti si sono mossi e su cui occorra approfondire le cose. Credo che dovremmo approfondire di più il fatto che siamo di fronte a una crisi sistemica, e cioè il fatto che io considero sistemica questa crisi nel senso che tutte le contraddizioni del modello capitalistico, tutti i nodi, sono giunti al pettine contemporaneamente. Questa è una crisi economica, una crisi finanziaria, una crisi sociale, è una crisi ecologica ed è una crisi di democrazia. Io direi pure che è una crisi di civiltà, ma questo ci richiederebbe almeno altre due giornate di seminario, quindi la butto lì e basta. Noi siamo in una fase in cui ci troviamo di fronte a un capitalismo che si presenta come, in questa fase, come il capitalismo senza sviluppo. E a me ha colpito l'uscita del Portogallo dalla crisi, quando hanno detto il Portogallo è uscito dalla crisi, l'unica cosa che si erano modificate erano i dati monetari e di bilancio. La condizione sociale era peggiorata notevolmente, ma tutto questo è stato chiamato il Portogallo è uscito dalla crisi. Quindi noi dobbiamo abituarci all'idea che l'uscita dalla crisi del modello capitalistico non comporta alcuno sviluppo, anzi un peggioramento delle condizioni sociali. Secondo elemento, che siamo di fronte a un capitalismo senza democrazia. Cioè, noi siamo stati abituati a pensare che ci fosse una certa consustanzialità fra il capitalismo e la democrazia, intesa come quella formale, rappresentativa, eccetera.
Oggi abbiamo chiaro che anche quello è un incidente di percorso, che quindi la democrazia, per quanto formale, può esserci se è utile in una certa fase. Io credo che stiamo entrando nella fase in cui al modello capitalistico, nella sua fase di finanziarizzazione spinta, non è più necessaria neanche la democrazia formale. Due elementi sulla questione della natura umana. Non entro ovviamente nel merito, nell'approfondimento, perché richiederebbe troppo tempo. Io penso però questa cosa, sono d'accordo con il ragionamento della dialettica fra l'io e il noi. Io penso che l'uomo nel senso, dovremmo dire l'uomo e la donna, sono animali sociali. Perché? Perché l'atto di nascita di ciascuno di noi avviene sempre con. Cioè noi non siamo cuccioli di vipera che partorisce sul ramo dell'albero e il cucciolotto nasce ed è già autonomo. Ciascuno di noi nasce in relazione con, e quindi abbiamo secondo me un elemento di natura sociale. L'errore è chi ha pensato che siccome l'uomo è un animale sociale, il socialismo è un processo fisiologico e naturale. Questo secondo me è totalmente sbagliato. Il fatto che l'uomo sia un animale sociale ci dice dell'insopprimibile bisogno di appartenenza che le donne e gli uomini hanno. Guardate in questi anni, dove sostanzialmente sono crollate molte delle ideologie, quindi delle visioni del mondo precedenti, crollano i corpi intermedi, i partiti, anche i sindacati, eccetera. Il bisogno di appartenenza si esprime al punto che inventiamo popoli ad ogni mobilitazione. Il popolo dell'acqua, il popolo del Notav, il popolo delle carriole all'Aquila, il popolo del no grandi navi. Cioè ogni volta che c'è un momento di mobilitazione si usa il termine popolo. Credo che questo sia il bisogno di appartenenza, quello che Piero chiama identificazione, identità. Io chiamerei più bisogno di appartenenza, ed è talmente forte questo bisogno di appartenenza per cui le persone, pur di appartenere, sono anche disponibili a perdere i propri diritti. Pensate alla questione del califfato, Stato Islamico, ISIS. Il bisogno di appartenenza è tale che le persone perdono anche tutta la loro individualità pur di avere questo senso di appartenenza. Allora questo senso di appartenenza va tenuto in conto. È chiaro che se prevale diventa quello che conosciamo da sempre, no? L'idea che la mia contraddizione è quella fondamentale, che la mia organizzazione deve prevalere, eccetera, eccetera. Però è un bisogno che va tenuto in considerazione, e nella dialettica io-noi questo va tenuto in mente. Io penso che tutti quelli che dicono che la diversità è una grande ricchezza, penso che dicano una cosa astratta. La diversità inizia come un problema. Altrimenti non si capirebbe perché noi nella nostra vita quotidiana stiamo con gli affini e non con i diversi. Allora la diversità può diventare una ricchezza se noi partiamo dal dato di partenza che la diversità è un'enorme fatica e che non è piacevole. Se invece ci inventiamo che la diversità è una ricchezza, costruiamo cose astratte che poi crollano ovviamente al confronto con la realtà. Due ultime cose. Una sulla questione dei beni comuni. Piero riporta in questo libro una mia vecchia definizione dei beni comuni, la considero vecchia anche per la mia elaborazione. Io la dicevo, esistono i beni comuni naturali e i beni comuni sociali. Piero dice bene, ma aggiungiamo i beni comuni economici. Io oggi credo che in realtà noi dovremmo dire, e Piero mi sembra che lo dica in diversi punti, che i beni comuni sono quelli che storicamente vengono considerati tali dai gruppi di appartenenza. Naturalmente sono d'accordo sull'idea che non possiamo limitarci ai cosiddetti beni comuni naturali, cioè acqua, aria, terra, fuoco, per capirci acqua, aria, energia, territorio, e non possiamo limitarci ai cosiddetti beni comuni sociali, istruzione, sanità, anche perché i beni comuni sociali assomigliano più a diritti che non a beni comuni in quanto tali. Credo che il ragionamento sulla ricchezza sociale da socializzare sia fondamentale.
insieme abbiamo fatto il forum per una nuova finanza pubblica e sociale che parla esplicitamente di socializzazione della Cassa Depositi e Prestiti. Allora in questo secondo me occorre ragionare, e secondo me Piero pone il tema giusto, cioè quello della cosa vuol dire socializzare il pubblico, cioè tutto il dibattito del né pubblico né privato né comune, anche qui richiederebbe molto tempo. Io penso che noi dovremmo ragionare contro il privato, oltre il pubblico, e ragionare su cosa vuol dire socializzare davvero il pubblico. Cioè la tematica del comune secondo me è interessante, a patto che noi non abbiamo in mente che il comune si alimenta dei disastri del pubblico. Secondo me, perché ci sia un comune, occorre un pubblico che funziona, proprio per poter andare oltre. Cioè io non credo all'idea che il privato non funziona e più il pubblico fa disastri più si afferma il comune. Io penso che la partita è come riappropriarci di quello che ci appartiene, quindi contro il privato, e come superare il pubblico, che però deve rimanere come elemento di garanzia. Altrimenti nell'autogestione comunitaria o nell'auto-organizzazione dobbiamo capire in che forme costruiamo le modalità di gestione, perché se io so 10 cose e un altro ne sa una, noi possiamo essere uguali, ma tutte le decisioni verranno inevitabilmente prese da me che so 10 cose rispetto a un altro che ne sa una. Se le modalità di costruire la partecipazione sono quelle classiche, per cui chi è in grado di parlare più agevolmente a più persone inevitabilmente ha una prevalenza rispetto alle cose che dice, rispetto a chi invece fa fatica a parlare in determinati contesti, cioè le diseguaglianze si riproducono. Allora dentro le cose che Piero dice, che io condivido, del no alla delega eccetera eccetera, noi dobbiamo anche mettere, secondo me, che deve cambiare il modo di fare l'attività politica e deve cambiare, la dico con una battuta perché porterebbe via troppo tempo, secondo me dobbiamo immaginare un modo più femminile di prendere le decisioni rispetto a un modo più classicamente maschile, che è quello di discutere e stare assieme. La butto lì perché richiederebbe troppo tempo. Un'altra cosa sulla questione del pubblico privato comune ci viene da tutta la questione del riscaldamento climatico e del disastro climatico a cui andiamo incontro. A mio avviso noi dobbiamo rovesciare il concetto di spazio e di tempo che il modello liberista ha introdotto. Il modello liberista ha allargato enormemente lo spazio, il pianeta unico grande mercato, e ha ridotto drasticamente i tempi delle scelte. I tempi delle scelte del modello liberista nella sua finanziarizzazione sono cosa dice l'indice di borsa del giorno dopo. Quindi il tempo delle scelte è quello e lo spazio è enormemente allargato. Noi dobbiamo esattamente fare il contrario, ridurre drasticamente lo spazio, non quello culturale, e cioè tutto quello che può essere prodotto in un territorio deve essere prodotto in quel territorio. In questo senso anche tutta la tematica della Via Campesina e movimenti contadini, che dicono che il cambiamento climatico si riduce drasticamente combattendo l'agrobusiness e riportando all'agricoltura territoriale e di qualità il processo di creazione del cibo, ci dà un'indicazione. La rivisitazione del modello energetico, noi dobbiamo uscire dalla logica folle per cui il problema è basta combustibili fossili, sia le energie rinnovabili, che è ovvio e diamo per scontato, ma anche la mafia questo problema l'ha risolto. Se prima gestiva le centrali a carbone, adesso gestisce gli impianti eolici. Il problema è chiudere col fossile, andare sul rinnovabile, ma anche eliminare la cultura dei grandi impianti che mantiene la dipendenza di tutti da pochi soggetti che hanno in mano l'energia. Allora in questo caso l'energia può essere anche autoprodotta territorialmente, autoprodotta da ciascuno di noi, e questo ci dà un'altra indicazione di cosa vuol dire poi gestire i beni comuni. Ultimissima cosa, e su questo la metto come domanda a Piero, questa insistenza, permettimelo, su
il fatto che sono gli stati a decidere come se il mondo non fosse cambiato, la trovo anche in contraddizione invece con la flessibilità di pensiero che Piero dimostra in tutte le sue pagine. Cioè, io capisco l'idea di chi dice io devo contrastare chi pensa che il mondo sia in mano a quattro poteri finanziari e quattro multinazionali e che gli stati non contino più nulla. Però dire che contrapporre questa idea all'idea che gli stati continuano a decidere e hanno continuato a decidere tutto, tra le righe poi in realtà anche Piero dice diversamente, però poi ci tiene ad affermarlo spesso, io trovo che questa cosa non abbia tanto senso. Non perché decidono quattro o decidono gli stati, mi sembra molto evidente che noi siamo dentro una situazione in cui governano delle oligarchie composte da poteri politici e poteri economico-finanziari. Mi sembra che questa sia una situazione assolutamente accettabile e che non corra il rischio né di dire che tutto è in mano a quattro finanzieri, così come al rischio di pensare che Renzi davvero decida moltissime cose, no? Renzi decide insieme all'oligarchia di cui nel piccolo è espressione. Allora, su questo io davvero a Piero chiederei perché questa continua insistenza. Ultimissima cosa, ho davvero chiuso. Siamo dentro una crisi sistemica che è feroce ma che porta con sé anche forti elementi di fragilità. A me ha colpito per esempio che rispetto alla crisi del 29 di Wall Street il modello capitalistico non sembri avere troppe possibilità di flessibilità. Cioè, la cosa che a me ha colpito è che i centri studi della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale oggi ma già da tempo dicono e scrivono che le politiche di austerity e le politiche liberiste sono un fallimento e questo non provoca alcuna modifica del paradigma. Cioè, nel Novecento le crisi finanziarie permettevano al modello capitalistico una flessibilità, tant'è che c'è stata tutta l'epoca keynesiana, che non era un'epoca anticapitalista, era un modo diverso del capitalismo di rispondere a determinate proprie crisi. Questa volta mi sembra che, nonostante si dica e l'evidenza lo dimostri che il modello non funziona, il mandato è proseguire e approfondire quel modello. Questo ci dimostra da una parte la ferocia del modello capitalistico in questa fase, ma ci dice anche dell'enorme fragilità del modello capitalistico, perché non ha altre opzioni di flessibilità e quindi questo secondo me ci fa dire, sempre con 10.000 virgolette perché la crisi pesa sulla carne e i corpi delle persone, che è vero che le crisi sono anche un'opportunità, con 10.000 virgolette perché sappiamo cosa vuol dire le crisi concretamente per ciascuno di noi e per le persone. E allora dentro questo processo noi dobbiamo ragionare, buttando via il bambino, l'acqua sporca e tutto quello che si vuole, dobbiamo aprire dei ragionamenti e qui mi convince molto, ma su questo con Piero siamo d'accordo molti anni, che il problema non è la reductio ad unum, il problema non è qualcuno che rappresenta qualcun altro, il problema non è l'autosufficienza dei movimenti, il problema è costruire alleanze politico-sociali che provino a costruire progressivamente un'altra narrazione del modello capitalistico nella sua finanziarizzazione spinta. Per dirla con una battuta, se noi avessimo iniziato la battaglia dell'acqua dicendo alle persone che l'acqua non va privatizzata perché quello che va combattuto è il modello capitalista, credo che noi al referendum avremmo ottenuto forse il 10% di persone che andavano a votare. Oggi in questo paese ci sono decine di migliaia di persone che hanno compreso cosa vuol dire il modello liberista senza che nessuno gli abbia detto quale deve essere, qual è la visione complessiva, ma mettendosi lì concretamente a dire: capiamo cosa vuol dire concretamente la privatizzazione dell'acqua nella tua vita, nella società, nel tuo modo di stare dentro un territorio, abitarlo e stare dentro, tra virgolette, una comunità. Questo ha permesso concretamente di costruire un altro modo di narrare
la crisi, un altro modo di intervenire dentro la mercificazione globale. Io penso che dobbiamo costruire con tutti i mercificati, anch'io sono d'accordo che non siamo al 99% contro uno, non so se siamo due terzi o un terzo come dice Piero, ma insomma la cosa è più complessa di quella che ce la immaginiamo, ma occorre procedere attraverso un ragionamento che prefigura alleanze politico-sociali dei movimenti. Dico politico-sociali perché non credo all'autosufficienza dei movimenti, ma ovviamente non credo assolutamente che ci sia qualcuno che a un certo punto possa dire ci sono i movimenti, arrivo io e tento di rappresentarli. Grazie.